Ciao a tutti! Allora, questo è un nuovo video, un video sul sito Shein, che in passato era Sheinside. Io vi ho fatto già un ordine, un video haul, su un ordine che mi è arrivato poco prima di Natale. Ho ordinato nuovamente, vi faccio vedere i capi che mi sono arrivati, ma sinceramente a questo giro no, non ci siamo, non mi hanno soddisfatto. Ecco, allora partiamo subito. Vi faccio vedere un primo capo che non mi è piaciuto assolutamente. Allora, aspettate che ve lo metto sulla gruccia. Allora, premessa, questa doveva essere una felpa. Infatti, dopo giù nell'info box vi metto il link in riferimento a questa, e così potete dirmi se ho ragione o meno di arrabbiarmi. Allora, a me è arrivata questa cosa qui, che a parer mio è una maglietta, perché cioè, non si può definire felpa, perché è appunto una magliettina in cotone. Io ho preso la taglia M e mi è pure corta, ma sinceramente mi fa schifo. Io volevo la felpa che ho visto sul sito. E adesso vi dico anche i prezzi un attimino solo, che vediamo anche quanto mi è costata. Allora, questa felpa appunto la descrivono come felpa decorata, frange nera, 14 euro e 11, e io 14 euro per questa cosa anche no, va bene? Quindi questo, via. Poi ho comprato questa magliettina. Allora, anche qua mi sa che è meglio se ve la faccio vedere così. Allora, questa magliettina bianca, c'è qualche filo che parte, però tutto sommato, quindi scollo tondo con queste perline in quel tessuto leggerino, quindi manichine fatte così, quindi tutta bianca, 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 e dietro è semplicissima e si allaccia con il bottoncino. Di questo ho preso una XL e l'ho pagata 8,74 euro. Dopodiché ho preso un'altra felpa e questa mi è piaciuta, me l'aspettavo anche qui un po' più pesante, ma è in un tessuto leggerino, quindi è garzato, però almeno questa è una felpa, quindi una felpa nera con i polsini sulle maniche e l'elastichino sul fondo e con una S stampata a lato. Quindi questa invece l'ho pagata 13,50 euro. Poi, penultimo pezzo che ho preso è un paio di jeans. Io da questi siti non ho mai ordinato jeans, in quanto io sono alta e non so mai regolarmi sulla lunghezza, anche perché secondo me il jeans è un capo che bisogna provare. Comunque mi sono azzardata a comprarli anche perché costavano solo 15,61 euro. E sono questi jeans strappati, quindi a vita alta. Fatti così, lavaggio chiaro, e finiscono praticamente dritti. Dietro sono semplicissimi. Fatti così, non mi stanno particolarmente bene, cioè io non sono, cioè sono comunque magra, ma non mi piacciono come mi stanno addosso, e sono anche un po' cortini per i miei gusti. Però va bene, li sfrutteremo, mal che vada l'Italia, ci faccio gli shorts e passa la paura. Poi, ultimo capo che ho preso è stato questo pelliccotto, un po' alla Crudelia dei Monti, veramente. Però mi piaceva tantissimo, l'ho visto anche in un video di Candy Cat, e lei è favolosissima, bellissimo. Allora, giubbino, tra l'altro pelo morbidissimo, bianco, sfumato sul grigio, e poi arriva sul nero. La cerniera con la simipelle, di similpelle, e dietro è liscio, così. E di questo io ho preso una L e mi va giusto, giusto, giusto. L'unica cosa che sembra un po' rigidino, un po' cartonato, sinceramente non l'ho ancora provato. E questo pellicciotto l'ho pagato 38,79 euro. Allora, qui
finisco i miei acquisti, nel senso che non ho acquistato nient'altro. Adesso andrò a lamentarmi sul sito, scrivendo una recensione pessima per la felpa a frange. E niente, noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!